accetto più questa convivenza con te, Luca. Mi devi dare una mano tutti i giorni e così, non okay, va bene. Ok, va bene, tieni una mano. Mi ha chiamato Servando. Luca! No! Io me ne vado! Non l'ha fatta! No! Ciao raga! Ciao! Visto il successo della scorsa challenge insieme a Lucas e la sua famiglia pazza, siamo di ritornare con una nuova challenge veramente fuori di testa. Soprattutto avete allenato le dita? Molto no. Bene! Se ancora non le avete allenate, allora iniziate a mettere like a questo video e a iscrivervi al nostro canale, a quello e anche di Lucas, nostro. A quello della Ceci e a quello di Lisa, ok? Comunque in descrizione metteremo tutti i link per poter raggiungerci ovunque. Esatto. Quindi iniziamo subito con la One Finger Challenge. Dovremmo usare cosa consiste questa challenge? Nell'aprire qualsiasi cosa con le nostre dita. Con le nostre dita. E noi abbiamo 15. Scelto alcuni prodotti. Abbiamo scelto le bottiglie, le bottiglie dell'acqua, le banane, perché la banana fa bene. E un bel po' di patatine. Non ce la farò mai. Esatto. Poi un foglio con delle penne. E dovremmo aprire foglio. Le penne e scrivere il nostro nome. E scrivere il nostro nome. Sì. Voglio vedere già da aprire la penna. L'unica regola è usare solo le dita. Quindi sì, voi no, solo gli indici. gli indici perché con le dita è facile. Vabbè, dai, quindi partiamo dalle patatine. Sì, diciamo dal salato. Quindi oh, facile a prendere le patatine. Se la fa, vince. Possiamo già partire? Ma come si fa ad aprire? Partiamo. Viene troppo da usare quasi il pollice. È impossibile. Guardate, ora ce l'ho fatta. Come hai fatto? No, la tecnica. Non ci credo. Ce l'ho fatta. Oh, grande. Certo. Ma tutti ce la stanno facendo, io no. Sì, raga. Sì, ce l'ho fatta. Ma com'è sta storia, Luca? No, ce l'ho fatta. Io no. Ma io non ce la faccio, ragazzi. Bisogna anche mangiarle, bisogna anche mangiarle. Ma non è giusto! No. Non Luca, le so aprire! Che vincitore è Luca adesso! Ehi! Ma dai! Bravo! Sei una barona, Jessie! Non vale, Jessie! Oh, anch'io ho fame, che è? Vai! Dai, prossima sfida! Cosa facciamo? Le banane! Le banane? Ma... Ma scivolano ora. Madonna, ma abbiamo scelto le patatine come prima cosa. Sono unte. Ma che cavolo. Ok, abbiamo fatto. Dipende da usare il pollice, cavolo. Eh sì, ma sempre. Ok, come si fa? Ma come? Ma cosa? Cioè, l'ho fatta! Yeah! L'ho fatta! Ma come? No, oh, raga. No, raga. Raga, l'ho aperto, papà, però. No, adesso ci sporchiamo ancora di più le mani. Aspetta, così. Dobbiamo anche mangiarla. Raga, ho avuto un problema io. Luca! Non posso fare niente, ti giuro. Che l'ha fatta? Un lato di banana, raga, che schifo. Oh. Non mi schizzare. Ti vale peggio, che qualcuno mi aiuti. Sono rimasto imprigionato della banana. Faremo una saga di... E adesso come faccio a prenderla? Esatto. Faccio così. No, che schifo. E me la mangio così. Oh. Buona. Non male. Sembriamo delle scimmie. No. Tant'è che... No. Ceci. Tant'è che dietro il sfondo abbiamo messo la foresta. La foresta. Non ti devi trasportare. Guarda, Luca. Mi devo pulire. Posso pulirmi, Luca? No. Si pulisce con i gigli. Dimmi, posso pulire? No, non ci possiamo pulire. Le dita... Non possiamo pulirle, non vale. Devi tenertele... Ma come facciamo a prendere le bollette l'acqua adesso? Passiamo all'acqua. Luca, sei no, di allora, c'è da dire una cosa. Le bottiglie sono state ovviamente aperte perché anche con due mani non riuscivo ad aprirla. Figurati con le dita. Se, ciao. Però sono state chiuse comunque normalmente. È stata rotto solo il filetto. Ma come si fa? Non l'ha fatta! No! Ma no, da che parte si tira? Bisogna anche... No, che ci vuole? Non riesco. Grappazzi! La tecnica, dovete schiacciare forte. Ci sto provando, Luca, ma tu hai la
la pressa nelle dita, io no. Hai la pressa. Oh, che mal di dita, ragazzi. Ma raga, ma non è possibile. Qualcosa di impossibile. Bevi. Luca! Ma cosa fai? Guardalo. Io intanto ce l'ho fatta e voi no. Ma raga, ma è qualcosa di impossibile. Che è il migliore? Sì, esatto, è durissima. Ah! Ah, ce l'ho fatta! Hai visto che brava Katy! No, brava Katy! Katy, anche tu! Non abbiamo i pannolini no, qua! Oh. Le scarpe, no! Raga, ma è impossibile! Devi aprire il verde ora! Ma so, ma la, cioè, la mia bottiglia è veramente dura da aprire! Raga, raga! It's impossible! Oh. Ce l'hai fatta? Sì. Bravo Luca! Senza nemmeno bagnarsi. Ecco. Eccolo lì! Disastro! Come l'ho detto? Disastro! No. Era tutto bello! No, oh, io mi arrendo! No, mi sono sbrodolato tutto! Raga, che c'è un disastro che abbiamo fatto! Aia, mi fanno male le dita, raga! Male anche me! Cioè, raga, guardate! Bellissimo! Non ce la faccio. Dai, no, niente. Allora apritela normalmente, però dovete provare a berla tenendo infatti solo con i dici. Ecco. Ah, non era così anche difficile da aprire, eh? No. Infatti, sei stata sei. Allora, con due dita la bevo. Non è che non è facile. Cioè, sto sudando più adesso che in altre cose. Non ci avevo pensato, geniale. Ma cavolo, va bene. No, e poi ci si sono bagnati tutti, raga. No, vabbè, tanto ci servono dei pezzettini. Ma che cavolo. Buona l'acqua. Vabbè, prendiamo dei nuovi fresca. Ho tanto la tua banana per terra, puoi raccogliere. È solamente una buccia di banana. Ma pure le penne. Io non sapevo che avremmo fatto un casino con questa sfida. Come al solito. Come si fa qua? Cioè, ora mi tocca fare pure la mondina e sistemare le cose. Vai su. Dai, ti aiuto anch'io. Dai su, servetta. Servetta. Basta, io non l'accetto più questa convivenza con te, Luca. Mi devi dare una mano tutti i giorni, è così, non okay, va bene. Ok, va bene, tieni una mano. Mi mani. Ha chiamato servetta. Luca. No. Raga, c'è oddio. Scusate, raga, tutto sotto sopra. Sembra che ha piovuto in casa. Scusate. Ha piovuto un po' in casa, capita. Ho avuto uno scleroma. Vabbè, ma chi non ce li ha? Certo, è normale, no? Ora la prossima sfida consisterà nell'aprire queste penne e scrivere il proprio nome sopra il foglio usando sempre l'indice. Sempre l'indice, pensavo la firma normale. Tieni di non fare. Bene. Dobbiamo scrivere il nostro nome, giusto? 3, 2, 1. Aspetta. Ah, ma io l'ho già aperta la penna, aspetta. Aspetta. Allora, la penna e io si dove apre. Come Hai fatto ad aprirla? Uno ho tenuto fermo e con l'altro tirato. Io ho fatto così. Non si può così. Ma così. Il foglio non si gira, aspetta. Oh, te l'ho fatto. Ah, non è il mio nome è corto. È mio quello. Vinto? Tanto c'è troppa luce che non riuscirete mai a vederlo. È mio, Luca. È mio. Aspetta, è mio. Comunque io ho vinto. Sono il vincitore di questa challenge. Ma c'ho il nome più piccolo. Dai, sì, che bello. Ho vinto anch'io. Non ci vedrà mai. Hai vinto per la come secondo. E quindi non hai vinto. No, non è giusto. Io non sono capito, guardate che bello il mio. Ho fatto pure i cuori. Ho scritto Cecilia con i cuori. Aspetta, non si vede. Vai. Brava, Lisa. Ma guarda, tienilo tipo così. Fatto. Hai ragione. Oia. Cosa è successo? Così. Iniezione malefica. Ma cosa? Oh, ma che capisci? Mi hai bucato un braccio, Luca. Se scrivi... non riuscirete mai a vederla cioè, perché c'è troppa luce. Se scrivi in geroglifico sì, se no no. Che epic fail. Io mi chiamo così.
Ciao, mi chiamo Luisa. Bene, scritto bene. Bravi. Bello, ci sta. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa challenge. Yes. Speriamo di avervi divertito un casino. Se avete altri challenge da farci fare assieme, scrivetecele qui sotto. Fatecelo sapere, E mi raccomando, andate a vedere la nuova sfida che abbiamo fatto sul canale di Lucas. Sì, okay? Ovviamente. Abbiamo fatto la prova a non ridere challenge. Veramente. Veramente. Pazzesco. Non vi racconto niente perché... Prova a non ridere. Amore, non ridere. Però mi raccomando, se dovete fare dei commenti qua sotto, fateli con One finger. Yes, one finger. Ma sta cosa è geniale. Molto geniale. Allora anche il tuo primo commento deve essere così. Okay. One comunque finger. Provate a farlo a casa questo gioco perché è veramente divertente. Molto divertente. Ci sta, sì, sì. Bella raga, ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao raga. Alla prossima. Ciao. Ennesima challenge. Finger in the nose.